Anche l'Italia dice basta ai sacchetti di plastica. Dal 1 gennaio 2011 entrerà in vigore una direttiva europea che vieta la produzione e la commercializzazione delle buste di plastica non biodegradabili per la spesa. Molti supermercati sono già corsi ai ripari, distribuendo ai propri clienti sacchetti ecologici e si moltiplicano in tutta Italia le iniziative per informare i consumatori. A Roma, per esempio, l'AMA ha distribuito gratuitamente 500.000 di sacchetti di carta riciclata. Ma c'è ancora tanto da fare. Secondo il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in Plastica, ogni anno in Italia vengono prodotte 220.000 tonnellate di buste di plastica. Per ottenere questa quantità servono 450.000 tonnellate di petrolio, più o meno il consumo annuo di 190.000 automobili, con un'emissione in atmosfera di quasi 500.000 tonnellate di CO2. Produrre plastica significa quindi inquinare e aumentare la nostra dipendenza da una fonte di energia destinata a finire. Le buste di plastica, una volta arrivate nelle mani dei consumatori, hanno vita breve. Vengono usate una o due volte per la spesa e poi finiscono nel secchio della spazzatura. I sacchetti di plastica possono essere riciclati, ma solo se vengono gettati separatamente nella raccolta differenziata. Le buste di plastica vanno a finire in discarica o disseminate nell'ambiente, mettendo così a rischio la vita di molti animali, soprattutto nel mare. La plastica ci mette secoli per degradarsi e nel frattempo rilascia nell'ambiente sostanze tossiche, come i coloranti e i plastificanti con cui è stata fatta. Le alternative esistono e sono i sacchetti di tela e cotone per la spesa, oppure le buste di carta riciclata capaci di portare fino a 7 kg di peso. Ma c'è di più. Sono gli eco-shopper, fatti con olio di girasole e amido di mais, ossia materie prime di origine agricola, che tornano alla terra senza rilasciare sostanze inquinanti. Insomma, è tempo per noi di cambiare abitudini e per i sacchetti di plastica di andare in pensione.